Il quartiere di Colleatterrato a Teramo esce con le ossa rotte dal terremoto del 30 ottobre. A soffrire maggiormente sono state le palazzine di edilizia popolare di proprietà dell'ATER. In via Giovanni XXIII, 8 di queste sono state dichiarate inagibili, abitazioni risalenti agli anni 80. Oggi però proteste ed accuse arrivano da altri inquilini ATER che vivono nella stessa via, in case agibili, realizzate nel 2013, antisismiche, ma che a dir loro hanno subito troppi danni per esserlo veramente. Hanno detto che erano antisismiche, ma dopo il terremoto del 28 ottobre, io perlomeno non credo che siano antisismiche, perché danni strutturali che hanno fatto sulle pareti e dentro le abitazioni, secondo me non potevano farli tutti questi danni. Voi quanto pagate per vivere in queste case? Allora, noi gli affittatari di 2 camere pagano 320 euro al mese più 210 euro all'incirca di condominio. E quello di 3 camere pagano 530 di affitto e 220 di condominio. Quindi, secondo me, paghiamo delle cifre spropositate per abitare in un quartiere di Collatterrato, secondo me. Riuscirete a riscattarle queste case? Questo bisogna chiederlo all'ATER. L'ATER una volta dice di sì, delle volte dice di no. Mo ci hanno promesso che fra 10 giorni ci avrebbero fatto sapere se andavano al riscatto, perché altrimenti se non andavano, non diventiamo proprietari, conviene riconsegnare le chiavi, non lo so. Palazzine popolari che hanno 3 anni di vita e che sarebbero dovute essere state costruite con tutti i criteri e gli standard di qualità previsti dalla legge. I residenti questa qualità non la riscontrano, accusano il meccanismo delle gare al ribasso che porta come conseguenza un'edilizia scadente e si chiedono come siano stati gestiti dall'ATER i soldi pubblici. A rispondere sarà la Procura della Repubblica di Teramo, che a breve riceverà un loro esposto. Che pensate di fare, Ugo? Allora, io penso di accertarmi come sia stata costruita questa casa e quindi penso di fare un esposto alla procura per vedere le cose chiare, come stanno i fatti su queste palazzine.